qualcosa di locale, qualche formaggio. È stato bello averti come compagno di squadra in tutti questi anni. Senza il fatto che stanno mountain bike, bene, vediamo l'anno prossimo. Infatti io questo ti volevo chiedere, perché chi è il più bravo a guidare? Avevamo tante cose, che sono tanti ricordi che abbiamo insieme. È vero che la maglia verde, insomma, addirittura tutte le volte la lavavi, sono adatto, no? Certe volte la abbiamo detto sette maglie verde, il record al tour. E il tour dove hai sì, va bene, ma non era il pollo qui, non era il... No, era solo cosa diversa dell'averlo reso più popolare. Ci sono anche le sostanze, sì, ecco, in seconda vittoria che... chi è lui? Gabriele Uboldi e... ma quest'altro qua chi c'era? L'hai venuta tu prima, e qua c'erano tutti i bicchieri che stanno. Sei d'accordo tu che lo rendono più pop, che lo portano a persone che non sono strettamente, io non sono un appassionato di ciclismo in senso stretto, quando posso lo guardo. Devi fare Fiandre, Roubaix, e prima volta che ho fatto Roubaix ho detto non è proprio mia gara, no? È riuscito a vincerla, tra l'altro in maglia di campione del mondo, esatto. Nel 2018, e se lo sai, una delle tue più grandi vittorie effettivamente. Avevi, che sensazione avevi? Cioè avevi paura, hai pensato caspita adesso e se perdo? Sì, là l'unico vantaggio che io sempre ho pensato che ce l'ho, che Silvano è stato tutto il giorno davanti in fuga, e invece non sono riuscito né su Carrefour né l'ultimo pezzo di Pavé. Talento incredibile nel calcio mondiale, qual è stato il tuo segreto? L'allenamento. È un po' lo stesso discorso. È chiaro che senza il talento incredibile di quelli come te, però senza il lavoro.